Le origini della saldatura possono ricondursi al procedimento di forgiatura, impiegato già nell'antichità e ancora utilizzato dai fabbri. L'unione dei pezzi è realizzata martellando le parti poste a contatto, preventivamente riscaldate ad alta temperatura. La forgiatura è stata per molto tempo l'unico mezzo di unione permanente nella produzione di articoli in ferro, quali armature e utensili vari. Lo sviluppo della siderurgia ha portato alla produzione dell'acciaio, materiale di più elevate prestazioni rispetto al ferro. La disponibilità dei nuovi prodotti ha favorito lo sviluppo delle costruzioni metalliche. La messa a punto del procedimento ossiacetilenico, in grado di raggiungere la temperatura di circa 3200 gradi centigradi, aprì la strada alla saldatura per fusione, limitata però a spessori modesti. Per la realizzazione delle grandi opere, ove venivano utilizzati elementi di spessore considerevole, fu utilizzata la chiodatura come mezzo di unione permanente. Un impulso decisivo all'applicazione industriale della saldatura è stato dato dall'arco elettrico. Questa nuova sorgente di calore, caratterizzata da una maggiore potenza e concentrazione, consente di raggiungere temperature di oltre 6.000 gradi centigradi. Il primo procedimento ad arco è stata la saldatura con elettrodi rivestiti. Utilizza un elettrodo in forma di bacchetta con un rivestimento che facilita la saldatura e produce un'atmosfera protettiva. La saldatura risulta ricoperta da uno strato di scoria che deve essere rimossa dal saldatore. L'arco sommerso, fase successiva dell'evoluzione della saldatura, utilizza un elettrodo continuo avvolto in una bobina. Un prodotto granulare di adeguate caratteristiche ricopre l'arco, facilitando la saldatura e proteggendo il materiale fuso sottostante. La saldatura procede in modo automatico. Il saldatore ha solo il compito di controllare la sua regolare esecuzione. Il procedimento MIG utilizza un gas inerte, in genere argon. Quello MAG impiega anidride carbonica pura o miscelata con altri gas. È utilizzato normalmente nella forma semiautomatica, elettrodo alimentato automaticamente, torcia manovrata dall'operatore. Il procedimento TIG utilizza un elettrodo di tungsteno infusibile sistemato in una torcia impugnata dal saldatore, ove arriva anche il gas inerte di protezione, in genere argon. L'apporto di materiale è realizzato con una bacchetta, come avviene con la saldatura ossiacetilenica. Il procedimento al plasma, impiegato sia per la saldatura che per il taglio, è realizzato con una torcia simile al TIG, con una strozzatura all'estremità. Il gas fuoriesce in forma di dardo luminoso a temperatura superiore a quella dell'arco normale. Questo procedimento è utilizzato per lavorazioni particolari quali il taglio automatico. La saldatura per pressione utilizza il principio della forgiatura. Le superfici da unire vengono riscaldate e quindi premute una contro l'altra, realizzando l'unione. Il principio è applicato in vari procedimenti, come ad esempio nella saldatura a induzione, utilizzata nella fabbricazione dei tubi saldati, nella saldatura a resistenza per punti, di largo impiego nella produzione di manufatti in lamiere sottili. La maggior parte delle attuali applicazioni industriali utilizza la saldatura ad arco per la realizzazione di costruzioni impegnative quali navi, ponti, piattaforme offshore, oleodotti, impianti chimici, serbatoi di grande capacità. Come tutte le lavorazioni, la saldatura va effettuata in condizioni di sicurezza controllando i pericoli. Questi pericoli possono causare danni alle persone. La probabilità con cui può verificarsi il danno costituisce il rischio. Il rischio può essere controllato entro certi limiti con la prevenzione.
la prevenzione completa raramente è conseguibile. Resta quindi un rischio residuo. Il rischio residuo può essere eliminato con la protezione. I procedimenti di saldatura per fusione ad arco, che sono i più diffusi, comportano pericoli derivanti dai fattori seguenti: emissione di radiazioni luminose, ultraviolette e infrarosse, utilizzo di energia elettrica, utilizzo di bombole contenenti gas in pressione, emissione di gas e fumi, proiezioni incandescenti, alte temperature, campi elettromagnetici. Un tipico campo magnetico è quello che avvolge il nostro pianeta, utilizzato per individuare l'orientamento tramite la bussola. Campi elettromagnetici sono definiti i campi magnetici generati dalla corrente elettrica. Hanno molteplici applicazioni, ad esempio nelle elettrocalamite, per il funzionamento dei relè. Nello spazio circostante un posto di saldatura elettrica si genera un campo elettromagnetico. L'esposizione ai campi magnetici comporta per l'organismo umano un riscaldamento interno, l'alterazione dell'equilibrio elettrico nei tessuti muscolari. Non risulta che gli effetti dei campi magnetici generati in saldatura siano nocivi. È comunque raccomandabile ridurre l'entità dell'esposizione mantenendo i cavi ravvicinati. Evitare inoltre di appoggiare il cavo della pinza o della torcia sulla spalla. La corrente elettrica può essere paragonata ad una corrente d'acqua che sotto la spinta di una pompa percorre una tubazione ritornando alla pompa. Se la pompa è rotativa, l'acqua scorre sempre nello stesso senso. Così si comporta la corrente fornita da una batteria. Una pompa alternativa, se collegata con una tubazione in un percorso chiuso, produce una corrente d'acqua che fluisce alternativamente nei due sensi ad ogni giro del motore. L'energia elettrica viene generata in modo da fornire corrente alternata che offre importanti vantaggi rispetto alla corrente continua. Tra i vantaggi figura la possibilità di trasferire l'energia a distanza con perdite sopportabili mediante linee ad alta tensione. Il movimento dell'acqua in una tubazione richiede una pressione per vincere le resistenze che si oppongono al moto. Più elevata è la pressione, maggiore risulta la quantità d'acqua in movimento. Analogamente, la corrente elettrica richiede una certa tensione per poter circolare nel circuito. Più elevata è la tensione, maggiore risulta l'intensità di corrente misurata in ampere. Il contatto accidentale con parti in tensione comporta il passaggio di una corrente elettrica nel corpo. L'intensità di questa corrente è molto piccola, ma può arrecare in certi casi gravi danni all'organismo. I rischi elettrici possono verificarsi in saldatura nei seguenti casi: toccando la saldatrice non collegata a terra, toccando contemporaneamente i due morsetti di uscita della saldatrice senza che questa sia stata disinserita dalla rete, toccando contemporaneamente l'elettrodo e il pezzo da saldare, toccando l'elettrodo avendo il piede, calzato da una scarpa usurata, appoggiato sul conduttore di ritorno costituito da elementi metallici anziché da un cavo rivestito. Al di sotto di mezzo milliampere, l'effetto della corrente non è avvertito dall'organismo umano. Per valori superiori si manifestano effetti che possono variare da riflessi incontrollati sino alla fibrillazione ventricolare, con conseguenze anche mortali. L'intensità della corrente che attraversa il corpo a causa del contatto con parti in tensione è limitata dalla resistenza offerta dalla pelle se asciutta. La pelle umida o bagnata riduce la resistenza elettrica, con la conseguenza di aumentare l'intensità della corrente che attraversa il corpo. Nella saldatura, la pelle umida è una conseguenza della sudorazione causata dal calore sviluppato.
La sicurezza contro il rischio di contatti accidentali con parti in tensione è conseguita con la messa a terra della saldatrice. Il collegamento a terra è previsto nella presa di corrente alla quale viene collegata la saldatrice. Avvertimenti precauzionali sono sempre applicati sulla saldatrice da parte del fabbricante. Durante le saldature sono emessi gas e fumi originati, a seconda del procedimento, dalla combustione dei gas impiegati, dai gas utilizzati per la protezione nei procedimenti TIG, MIG e MAG, dal rivestimento degli elettrodi, dall'evaporazione del materiale in saldatura e da quello d'apporto. I fumi sono costituiti da particelle microscopiche sospese nell'aria di dimensioni inferiori al millesimo di millimetro e possono, se inalati, raggiungere gli alveoli polmonari. Le emissioni sono classificabili nelle seguenti categorie. Sostanze inerti, se esenti da accumuli continuativi, sono espulsi e non provocano danni all'organismo. Sostanze tossiche, quando superano una certa soglia, provocano danni dipendenti dalla quantità inalata e dal peso delle persone. Sostanze cancerogene, possono favorire l'insorgere di tumori all'apparato respiratorio. Le sostanze inalate entrano nell'apparato respiratorio e si trasferiscono nel sangue. Gli effetti possono essere senso di nausea, vomito, danni alle mucose gastriche, alterazione della composizione del sangue, febbri da fumi metallici. Gli effetti possono essere avvertiti a seconda della sostanza inalata poco dopo l'inalazione, come la febbre da fumi, oppure a distanza di tempo. Per evitare danni futuri, la legislazione sulla sicurezza impone al datore di lavoro di sottoporre i saldatori a visite di controllo annuali in modo da poter adottare misure tempestive. Le emissioni possono essere controllate entro certi limiti, utilizzando fili o elettrodi di piccolo diametro che consentono l'impiego di correnti moderate, utilizzando il processo TIG, caratterizzato da ridotte emissioni, impiegando saldatrici ad arco pulsato. Il controllo dell'emissione non è sempre attuabile in pratica. La tipologia del lavoro da eseguire, come la saldatura di acciai inossidabili oppure di grossi spessori, comporta situazioni che non possono sempre essere controllate con le misure citate. La prevenzione ha lo scopo di ridurre l'entità delle sostanze inalate dal saldatore. La prevenzione è attuata con la ventilazione del locale di lavoro, con l'aspirazione nel posto di lavoro. La ventilazione evita l'accumulo delle sostanze pericolose nel locale di lavoro attraverso l'evacuazione dell'aria contaminata e la simultanea sostituzione con aria fresca. La ventilazione forzata assicura un più efficiente ricambio di aria fresca rispetto alla ventilazione naturale. È realizzata con ventilatori alle pareti del locale. L'estrazione ha lo scopo di allontanare il saldatore dal circuito dei gas e fumi. Può essere attuata con l'aspirazione locale, mediante estrattori orientabili, con l'estrazione dei fumi in ambienti chiusi, con la compartimentazione del posto di lavoro e l'estrazione in loco. Le radiazioni non ionizzanti sono emesse da vari procedimenti di saldatura, tra i quali quelli ad arco e la saldatura ossiacetilenica. Anche il taglio al plasma, processo normalmente associato alla saldatura, emette radiazioni non ionizzanti. Le radiazioni non ionizzanti emesse dai procedimenti di saldatura sono costituite da radiazioni luminose di elevata intensità, radiazioni infrarosse, radiazioni ultraviolette. Si tratta di emissioni della medesima natura fisica rappresentate da onde elettromagnetiche, ma con manifestazioni diverse. In ogni caso, non hanno niente a che fare con le radiazioni ionizzanti emesse dalle sostanze radioattive. I rischi maggiori per l'esposizione a queste radiazioni sono accusati dall'occhio, che può subire danni diversi: abbagliamento temporaneo, congiuntiviti, lesioni alla retina, cataratta.
Anche la pelle è un elemento sensibile alle radiazioni ultraviolette e infrarosse, il cui effetto consiste in arrossamenti e ustioni. La protezione dell'occhio è conseguita mediante vetri nattinici in grado di assorbire o riflettere le radiazioni ultraviolette, infrarosse e parte di quelle luminose, la cui intensità viene ridotta a quanto è necessario per la visibilità della saldatura in atto. Le esigenze di protezione dipendono dalle condizioni di saldatura e in particolare dal procedimento utilizzato. Per assicurare il giusto grado di protezione, i vetri nattinici sono graduati su 19 livelli di protezione, identificati da un numero variabile da 1,2 a 16. Protezioni insufficienti causano danni all'occhio, protezioni eccessive lo affaticano. La protezione del corpo contro l'effetto delle radiazioni infrarosse e ultraviolette è conseguita indossando adeguati indumenti che escludono la presenza di pelle nuda. Il calore sviluppato dalla saldatura si disperde entro il pezzo, riscaldandolo localmente ad alta temperatura. Il pezzo impiega un certo tempo a raffreddarsi, durante il quale può essere toccato dal saldatore o altra persona. La saldatura, soprattutto quella in posizione, origina spruzzi di particelle incandescenti che possono colpire il saldatore e altre persone nelle vicinanze. Queste particelle possono infiltrarsi tra la pelle e gli indumenti, se non idonei. Infine, indumenti sporchi di oli e grassi possono incendiarsi localmente se colpiti dagli spruzzi incandescenti. Di regola, la saldatura ad arco richiede l'asportazione della scoria e la solcatura del rovescio per evitare l'inclusione di difetti nel giunto. L'operazione, effettuata alla mola o con la scalpellatura, causa la proiezione di frammenti metallici che possono colpire il saldatore o altre persone. Non di rado, la saldatura è svolta in ambiente rumoroso a causa di altre lavorazioni contemporanee. L'ipoacusia, o sordità parziale, è una menomazione che si può verificare in queste condizioni se non vengono adottate adeguate misure di protezione. Ragioni di natura metallurgica possono richiedere il preriscaldo del pezzo in saldatura. L'esigenza si verifica nella saldatura di acciai legati e di elevato spessore. La saldatura può inoltre essere eseguita in ambienti ristretti, come all'interno di serbatoi. In queste circostanze il saldatore può essere soggetto a colpi di calore con perdita momentanea della coscienza. La realizzazione di grossi impianti, edifici, ponti comporta l'esecuzione di saldature in opera spesso a notevoli altezze. Questa circostanza pone il saldatore a rischio di cadute con gravi conseguenze. Sicurezza del saldatore contro danni immediati o riscontrabili a lunga distanza di tempo è conseguita riducendo il rischio con la prevenzione, nei limiti del possibile, senza pregiudicare la qualità del lavoro. La prevenzione totale dei rischi in saldatura è realizzabile solo con l'impiego di robot in grado di effettuare la saldatura e correggere automaticamente le condizioni operative quando necessario. In tutti gli altri casi, la prevenzione lascia sempre un certo livello di rischio residuo, eliminabile con i dispositivi di protezione individuale. I dispositivi di protezione individuale sono disponibili in varie categorie, ciascuna idonea a proteggere il portatore contro rischi specifici. Le categorie dei dispositivi di protezione individuale sono classificabili sulla base della protezione conseguita. Protezione del capo, protezione del corpo, protezione di mani e piedi, protezione contro l'inalazione di sostanze pericolose, protezione dell'apparato uditivo,
protezione degli occhi e del viso. La protezione nei riguardi di un certo rischio non deve essere pagata con l'introduzione di un rischio diverso. Contestualmente alla sua idoneità e innocuità, il dispositivo di protezione individuale deve essere ben tollerato dal portatore, che sarà così motivato al suo sistematico utilizzo. L'efficacia del dispositivo di protezione individuale è assicurata dalla sua marcatura CE. La marcatura CE costituisce l'implicita dichiarazione della rispondenza del dispositivo ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dal Decreto Legge 475 del 1992. Questi dispositivi sono classificati in tre categorie in relazione all'entità del danno che debbono evitare. Quelli utilizzati nella saldatura appartengono alla seconda o terza categoria, per le quali la marcatura CE deve essere validata da un organismo notificato. Le caratteristiche dei dispositivi sono definite in norme nazionali. La protezione del capo è conseguita con elmetti che hanno lo scopo di evitare lesioni provocate dall'impatto del capo contro ostacoli e dalla caduta di oggetti entro un certo limite di energia, oltre il quale occorrerebbero caratteristiche tali da rendere il dispositivo non sopportabile dal portatore. La protezione degli occhi è conseguita con filtri disposti nella maschera facciale, i quali riflettono o assorbono le radiazioni nocive, lasciando passare quelle necessarie al controllo del lavoro. I filtri possono anche essere disposti in occhiali avvolgenti. La protezione di mani e piedi è conseguita con guanti e scarpe di caratteristiche adeguate. Questi dispositivi assicurano la protezione contro i rischi elettrici, contro i rischi da caduta di oggetti, contro i rischi termici. La protezione del corpo è conseguita utilizzando indumenti realizzati con materiali resistenti agli spruzzi di metallo fuso e all'esposizione a sorgenti di calore. La protezione delle vie respiratorie è conseguibile generalmente con mascherine applicate alla bocca. La protezione contro le cadute è realizzata con cinture di sicurezza opportunamente ancorate. La protezione dell'apparato uditivo è offerta da dispositivi in grado di abbassare il livello del rumore. L'efficacia della protezione è assicurata solo se il dispositivo si adatta bene al portatore. La segnaletica costituisce un efficace strumento per la trasmissione di messaggi finalizzati alla sicurezza delle persone. La segnaletica di sicurezza informa sui pericoli o sui mezzi per evitare o limitare i danni. Ha quindi carattere preventivo. La segnaletica di sicurezza utilizza sistemi diversi per trasmettere le informazioni, con cartelli, mediante segnali luminosi o acustici, con gesti. I cartelli segnaletici sono quelli più diffusi, grazie alla facilità di interpretazione del messaggio. A seconda della natura del messaggio, i cartelli segnaletici hanno un aspetto diverso che ne facilita l'identificazione. I cartelli di divieto sono di forma circolare con bordo rosso, attraversati dall'alto in basso da una banda anch'essa rossa. Il messaggio è indicato da un'immagine di colore nero. I cartelli di avvertimento sono di forma triangolare con bordo nero e campo di colore giallo. Il messaggio è indicato da un'immagine di colore nero. I cartelli di prescrizione sono di forma circolare con campo di colore azzurro. Il messaggio riguardante il comportamento da tenere o l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione è trasmesso mediante immagine bianca. I cartelli di salvataggio sono di forma quadrata o rettangolare con campo di colore verde.
Il messaggio riguardante informazioni sul conseguimento della sicurezza è fornito da un'immagine bianca. I cartelli antincendio sono di forma circolare o quadrata con fondo di colore rosso. Il messaggio riguardante informazioni utili per la protezione contro l'incendio è fornito da un'immagine bianca. Il saldatore, per la varietà di pericoli cui può essere esposto, deve conoscere i messaggi trasmessi dai cartelli segnaletici specifici. Potrà in tal modo assumere i comportamenti del caso ed evitare danni immediati o futuri. La saldatura, come la fiamma, può innescare un incendio. È quindi proibito saldare in luoghi dove è esposto questo segnale. Incendi di modesta entità possono essere spenti direttamente, senza richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Se l'incendio riguarda apparecchiature elettriche che possono trovarsi in tensione, lo spegnimento con acqua può causare la folgorazione. La segnalazione di materiali infiammabili o esplosivi richiede l'assoluta esclusione di operazioni di saldatura o taglio termico. Questo segnale è in genere associato a quello di proibizione di fiamme libere. Nelle applicazioni industriali, la qualità della saldatura è spesso controllata con l'esame radiografico. L'esposizione di questo cartello segnala il pericolo di radiazioni ionizzanti e richiede l'allontanamento delle persone. Questo segnale indica il pericolo di radiazioni non ionizzanti contro le quali occorrono adeguate misure protettive estese anche ai non addetti. Questo segnale indica il pericolo di folgorazione in caso di contatto con parti in tensione. L'emissione di proiezioni solide o spruzzi può causare danni all'occhio, che è particolarmente vulnerabile a questi pericoli. Nei luoghi di lavoro è sempre possibile la caduta di oggetti o l'impatto contro ostacoli. Questo segnale prescrive l'obbligo di calzature di sicurezza per la protezione contro la possibile caduta di oggetti o l'impatto contro ostacoli. La manipolazione di pezzi con spigoli taglienti è spesso causa di ferite in assenza di adeguata difesa delle mani. Lavorazioni che danno luogo a proiezioni di parti incandescenti richiedono di indossare indumenti idonei per la protezione del corpo. L'attività svolta in ambiente rumoroso è causa di riduzione della capacità uditiva, di entità dipendente dalla durata dell'esposizione al rumore e dalla sua intensità. L'uso di adeguati mezzi protettivi consente di evitare i danni. L'attività svolta ad altezza dal suolo comporta il rischio di caduta. L'uso di idonee cinture di sicurezza offre un'efficace protezione contro questo rischio. Quando insorge un pericolo improvviso e si richiede l'immediato allontanamento, occorre conoscere dove dirigersi. Il rapido esodo da un luogo pericoloso richiede di conoscere la porta che permette l'accesso a un luogo sicuro. Quando si è subito un danno, è necessario conoscere se è disponibile e dove si trova il posto di pronto soccorso. L'efficace soccorso di una persona infortunata richiede il suo trasferimento in condizioni adeguate. Per un intervento tempestivo è necessaria la disponibilità immediata dei numeri telefonici di soccorso. In caso di incidenti agli occhi come irritazione, inclusione di sostanze estranee, eccetera, il loro lavaggio può limitare il danno, purché sia effettuato con acqua non inquinata. In caso di emergenza incendio, l'evento può essere controllato in attesa dei soccorsi con dispositivi antincendio prescritti per legge. In presenza di un incendio che non è possibile controllare, occorre avvertire immediatamente i vigili del fuoco. Il cartello segnala la disponibilità di una linea riservata allo scopo. Per la completezza del messaggio, vengono spesso abbinati due o più cartelli.
prima dell'inizio del lavoro occorre dotarsi dei dispositivi di protezione individuale assegnati dal datore di lavoro. Tuta con tasche munite di chiusura, occhiali o schermo facciale trasparente, maschera, scarpe e guanti di sicurezza, copricapo. Condizioni di lavoro particolari possono richiedere altri dispositivi: elmetto, cintura di sicurezza, cuffia o inserti auricolari, grembiule di protezione. L'efficacia dei dispositivi di protezione richiede che siano in buono stato e idonei allo scopo. L'idoneità è dimostrata dalla marcatura CE riportata sul dispositivo, che indica la sua conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle direttive europee. L'esecuzione della saldatura in locali ristretti o poco areati richiede l'uso di estrattori. In casi particolari è necessario anche utilizzare filtri e mascherina. Al termine del lavoro può essere necessario segnalare che il pezzo è caldo per evitare ustioni ad altre persone che tocchino involontariamente il pezzo prima del suo raffreddamento. La saldatura ossiacetilenica e l'ossitaglio utilizzano l'ossigeno e l'acetilene per sviluppare le alte temperature necessarie all'operazione. L'ossigeno è il gas che rende possibile la combustione. È utilizzato in bombole alla pressione di 200 bar contraddistinte da una banda bianca. Nella parte superiore della bombola si trova il corpo valvola con il riduttore di pressione. L'acetilene è il gas combustibile che, combinandosi con l'ossigeno, produce la fiamma a temperatura di circa 3200 gradi centigradi. È contenuta in bombole alla pressione di 15 bar, contraddistinte da una banda color marrone rossiccio e dotate, come le bombole di ossigeno, di corpo valvola e riduttore di pressione. La bombola dell'acetilene contiene una sostanza porosa che occupa il volume interno. I vuoti di questa massa sono riempiti di acetone, entro cui si scioglie l'acetilene. Grazie a questa disposizione, l'acetilene, gas esplosivo, può sopportare la pressione di 15 bar senza pericolo. Le bombole vanno mantenute in posizione verticale e ben ancorate per evitare la loro caduta, che potrebbe danneggiare la valvola, provocando la fuoriuscita del gas. L'uscita del gas dalla bombola, a seguito del danneggiamento della valvola, può provocare il suo violento lancio per effetto di reazione del getto, con pericolo per le persone. Per quanto riguarda le bombole di acetilene, occorre evitare l'uscita di acetone. Questa situazione riduce la possibilità di sciogliere completamente l'acetilene. La parte dell'acetilene non disciolta può quindi trovarsi allo stato di gas alla pressione di 15 bar, situazione pericolosa. Evitare quindi di utilizzare la bombola sino al suo completo svuotamento. Infatti, nell'ultima fase del prelievo, l'acetilene trascina con sé un po' di acetone. La quantità residua di acetone può così non essere più sufficiente nella successiva ricarica della bombola per sciogliere tutta l'acetilene. Per evitare il danneggiamento della valvola in caso di caduta della bombola nei periodi in cui non è utilizzata, applicare sempre il cappellotto di protezione. Non esporre la bombola all'azione dei raggi solari o di altra fonte di calore. L'aumento di temperatura del gas comporta un corrispondente aumento di pressione. Non utilizzare i gas di saldatura per spolverare gli indumenti. L'ossigeno, in particolare, può innescare incendi in un indumento sporco di olio o grasso. La pressione di contenimento dei gas nelle bombole consente di immagazzinarne una grande quantità a vantaggio dell'autonomia del lavoro. L'utilizzo dei gas richiede però pressioni inferiori. A ciò provvede il riduttore di pressione. L'apertura della bombola di ossigeno con il riduttore di pressione aperto può causare il surriscaldamento della guarnizione all'interno del riduttore a causa dell'attrito sviluppato dalla corrente di gas. La presenza di ossigeno rende l'innesco di incendio una circostanza possibile, soprattutto nel caso di riduttore oliato o ingrassato. Il pericolo di incendio della guarnizione è evitato aprendo lentamente la valvola della bombola di ossigeno con il riduttore chiuso, in modo da impedire il flusso di gas.
Il cannello è il dispositivo che provvede alla miscelazione dell'ossigeno e dell'acetilene e alla combustione della miscela nella sua punta. Il risultato è la fiamma, vero e proprio utensile per il saldatore. L'ostruzione della punta del cannello, a causa di spruzzi durante la saldatura, può provocare la risalita della fiamma lungo la tubazione dell'acetilene. L'inconveniente, immediatamente avvertito da brevi detonazioni e da un sibilo acuto, è prontamente risolto chiudendo i rubinetti del cannello e ripulendo la punta. I tubi flessibili debbono essere periodicamente controllati soprattutto alle loro estremità che si collegano con il riduttore e con il cannello. In queste zone possono facilmente formarsi delle screpolature a causa del continuo piegamento dei tubi, inizio di possibili rotture. Nella saldatura ossea acetilenica di materiali non ferrosi come rame, ottoni, eccetera, si sviluppano fumi che, se inalati, producono febbri con elevate temperature. L'uso di mascherine protegge il saldatore da questo inconveniente, che comunque si esaurisce in breve tempo. L'allacciamento della saldatrice alla presa di corrente deve comprendere il cavo di terra da collegarsi all'apposito morsetto della presa. Il collegamento della saldatrice alla pinza porta elettrodo e al pezzo va eseguito con cavi di sezione adeguata alla corrente utilizzata. Evitare l'uso di cavi di lunghezza eccessiva rispetto alle esigenze. Il collegamento della saldatrice al pezzo va eseguito con un cavo, non con mezzi di fortuna che porterebbero a locali surriscaldamenti, possibile causa di innesco di incendi. Il collegamento di massa può invece essere realizzato con la partecipazione della struttura in corso di saldatura. Gli interventi sulla saldatrice vanno eseguiti con l'alimentazione elettrica disinserita. Tenere presente che il valore massimo della tensione tra i morsetti della saldatrice si riscontra quando non si salda. Utilizzare la saldatrice nei limiti previsti dal fabbricante. L'uso prolungato della massima corrente erogabile dalla macchina comporta il suo danneggiamento con possibile perdita del suo isolamento interno. Nei lavori all'aperto in giornate piovose, proteggere la saldatrice dall'acqua per evitare la sua infiltrazione all'interno, che potrebbe causare corticircuiti e perdita dell'isolamento. La rimozione della scoria, tipica operazione della saldatura con elettrodi rivestiti e ad arco sommerso, deve essere eseguita indossando occhiali protettivi o schermo facciale trasparente. Analoga precauzione va osservata nella solcatura del rovescio del giunto. In caso di affaticamento della vista o arrossamento degli occhi, è probabile che il vetro innattinico in uso non sia idoneo. Provare a sostituirlo con uno di maggiore o minore potere filtrante, a seconda del caso. Certi materiali, come gli acciai inossidabili e le leghe di nickel, richiedono la preliminare pulizia con solventi. I loro residui possono liberare all'atto della saldatura vapori irritanti e tossici. Proteggersi con una mascherina. Quando si esegue la saldatura in spazi limitati o poco ventilati, occorre proteggersi con un estrattore locale oppure, nei casi più critici, indossando una maschera con filtro. La precauzione è particolarmente importante nelle seguenti condizioni: saldatura con elettrodi a rivestimento basico, saldatura MAG, saldatura di materiali a base di nickel, zinco o rame. Mai utilizzare l'ossigeno per la ventilazione di spazi ristretti. L'effetto sarebbe disastroso. La saldatura ad arco, in locali ove operano più persone, può arrecare danno a queste ultime a causa dell'effetto abbagliante dell'arco, della proiezione di parti incandescenti. L'uso di schermi realizza una efficace protezione.
la saldatura si è dimostrata una tecnologia sicura, come risulta dal ridotto numero di incidenti imputabili in genere all'imprudenza. La conoscenza dei pericoli e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione semplici e poco onerose assicurano l'incolumità.